concentrazione giusta non ha sbagliato nulla. Sì, siamo partiti bene, l'approccio è stato positivo, subito ci siamo messi a giocare, a cercare di girare palla un po' più veloce rispetto magari a qualche settimana fa, quindi riuscire a trovare, a creare sempre una sorta di superiorità numerica sulla tre quarti che ci consentivano di arrivare sia sugli esterni, sulle fasce, sia anche centralmente, quindi la squadra è partita bene, ha giocato bene, ha creato tanto. Ecco, l'Udinese si è mossa molto bene proprio sulle fasce nei primi 10 minuti, però il gol è arrivato proprio per le vie centrali con questa botta dalla distanza di Quagliarello. Sì, sì, chiaro, è stata una prodezza del singolo che ha recuperato palla, ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto bene, quindi abbiamo creato altre opportunità, però quello che conta è anche la prestazione in generale di questa squadra. Ecco, la rete all'inizio del secondo tempo forse vi ha anche agevolato sicuramente nel tenere la partita in mano. Ci ha dato un po' di tranquillità perché magari giochi e stai sempre avanti col minimo scarto, nella fase finale della partita si può andare in apprensione e quindi non si gioca poi come si è fatto anche negli ultimi minuti, perché la squadra ha sempre cercato di limitare gli avversari e ripartire con una certa convinzione in avanti. Ormai si è sostanzialmente fra le prime 5 d'Italia, insomma, quindi adesso non si può parlare più di salvezza e basta. No, la salvezza ormai è ottenuta, quindi dobbiamo cercare di mantenerci nelle zone alte della classifica. Inutile negarlo, ho detto, il primo obiettivo è la salvezza, appunto questo dobbiamo guardare avanti con questo entusiasmo e questa spinta che ci deve cercare sempre. Dobbiamo farci trovare sempre pronti, pronti al sacrificio, pronti a migliorarci di partita in partita. Adesso nell'ultimo periodo abbiamo recuperato e stiamo recuperando alcuni giocatori che certamente aiutano a crescere la competizione all'interno del gruppo e le prestazioni sicuramente non possono che migliorare. Ecco, mister, in questa ottica fra 8 giorni qui al Friuli un appuntamento, un autentico crocevia della stagione. Una partita importante contro una squadra fortissima che gioca bene, fa buon calcio da 3 anni, quindi quasi tutti gli interpreti sono gli stessi, hanno cercato di anno in anno di fare qualche ritocco, quindi meritano questa posizione. L'affrontiamo al massimo delle nostre possibilità, sapendo che per fare il risultato contro questa squadra bisogna essere perfetti. L'Udinese è andata, ci riuscì. Sì, dobbiamo riprovarci, si può dare una spinta in più, un entusiasmo in più, perché insomma ce la possiamo giocare alle pari con grande attenzione, con massima attenzione. Sicuramente la Fiorentina arriva apparentemente in calo, mentre l'Udinese sembra molto in crescita rispetto alle ultime partite. Noi siamo in crescita, che loro siano in calo non mi sembra, perché hanno fatto bene ovunque, sia in Coppa, hanno perso soltanto la settimana scorsa, cioè mercoledì scorso, però la squadra sta facendo molto bene. Ecco mister, l'Udinese in crescita dopo un mese di febbraio un po' difficile, in questo mese di marzo diciamo che le cose sono girate decisamente meglio, 11 punti sui 15 disponibili, questa squadra in cosa deve migliorare ancora? Continuare a lavorare per come sta funzionando, a non abbassare mai la guardia, cercando di curare i dettagli, di curare anche i particolari che ci consentono di migliorarci, non avere disattenzione, che magari in un certo periodo ne abbiamo avute, spesso subendo qualche gol, quindi la crescita è sotto tutti i punti di vista, soprattutto a livello fisico, quando si recuperano anche i giocatori importanti. Diciamo quello che ho detto prima, cresce un po' di competizione all'interno del gruppo e quindi tutti si devono dare da fare per cercare di conquistarsi uno spazio in questa squadra. Oggi sono andati in gol Pepe di Natale, è mancato, Quagliarella è di Natale, è mancato Pepe, anche oggi al 93esimo è mancata un'azione, un po' la maledizione del 93esimo per Pepe. La prossima volta gli dico di stare lì a non andare dentro, di recuperare. Pepe è un attaccante che ci dà tanto equilibrio, per cui gioca quasi da centrocampista esterno e di conseguenza spesso arriva poco lucido sotto porta, però per me è un giocatore importante, fondamentale, l'ha dimostrato in ogni partita da tutto, io sono molto contento di quello che sta facendo. Per quanto riguarda Quagliarella invece in serata dovrebbero arriveranno le convocazioni della nazionale, potrebbe esserci anche lui, secondo lei se la merita la maglia azzurra? Certamente, c'è stato sempre, ci sarà anche
anche questa volta, perché credo stia facendo bene, ha fatto 9 gol senza tirare rigori, è sempre puntuale, fa gol che diciamo così, non sono magari certe volte frutto di azioni di gioco, ma anche di bravura personale che ha fatto. Insomma, un'ultima battuta sulla partita di oggi, si deve sempre tenere in considerazione anche quanto fa l'avversario. Oggi il Livorno quanto vi ha facilitato, quanto vi ha agevolato? Io guardo in casa nostra, a me interessa che l'Udinese ha fatto una buona gara, poi del valore degli avversari sono gli altri che devono parlare, perché non vogliamo sminuire, abbiamo vinto una partita, non vogliamo sminuire il valore di questa vittoria.